Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Altra data da ricordare, quella di oggi, 3 giugno, perché con oggi si è entrato ancora di più nella fase 2 con la libertà di movimento su tutto il territorio nazionale. Controlli serrati alla stazione di Salerno da questa mattina, come da prescrizioni dell'ultima ordinanza della Regione Campania, siglata stanotte dal governatore De Luca, a poche ore dal via libera degli spostamenti. In tutta Italia. Noi siamo andati alla stazione di Salerno ovviamente per verificare e documentare come venivano effettuate le operazioni di controllo dei passeggeri in discesa dal nord e dal centro-sud. Sentiamo. Prima di sbarcare a Salerno, riabbracciare la città e i parenti che magari non vedevano dal lockdown dei primi di marzo, si sono sottoposti ai controlli disposti dalla nuova ordinanza della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'epidemia da Covid-19. Da stamattina sono possibili gli spostamenti in tutta Italia, ma i passeggeri provenienti da fuori regione devono essere monitorati con il controllo della temperatura ed eventualmente, nel caso la stessa superi i 37 gradi e mezzo, a test rapido da Covid-19 ed eventuale tampone secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi in conformità a quanto previsto con il provvedimento emanato dalla Regione Campania. Alla stazione di Salerno c'erano gli operatori della Croce Rossa, le forze di polizia, la Polfer, la protezione ambientale ed anche i militari dell'esercito. Stamattina i controlli non hanno reso necessario per fortuna i tamponi che sarebbero stati di pertinenza dell'ASL. Mediamente una trentina i passeggeri che scendevano di volta in volta con i treni ad alta velocità da fuori regione. Le procedure di controllo sono state abbastanza rapide, grazie alla professionalità del personale e alla disponibilità dei passeggeri. Qualcuno si è detto sorpreso, qualche altro ha puntato l'indice sull'eccesso di sicurezza in Campania, ma tutti sono stati collaborativi. Ho fatto il primo controllo per l'appunto. Io sono sceso la prima volta prima del 3 giugno perché sono minorenne e sono coaffidato. Quindi mio padre è a Roma, mia madre è a Milano e ho potuto viaggiare per questo motivo. Mi hanno controllato a Milano, mi hanno fatto un rapido controllo i militari per appunto con il termometro, hanno visto che non avevo la febbre e siamo passati. C'era anche una fila abbastanza corta. Il secondo controllo l'ho fatto per l'appunto oggi, venendo da Roma verso qui, Salerno, in cui c'era direttamente lo scanner che appena passi, 1 metro di distanza ti misura la febbre. All'arrivo sì, solo a Salerno ti misurano anche all'arrivo. Quindi mi hanno chiesto la carta d'identità, hanno fatto dei rapidi controlli, mi hanno chiesto il numero di telefono. E mi hanno fatto passare. Cioè, ci sentiamo un po' tipo ex comunitari che vengono, anzi, forse se li fanno a loro dei controlli un po' più così, però mi sembra un po' un eccesso. Cioè, nel momento in cui diciamo che abbiamo un po' più un pugno di ferro, forse in Campania, a differenza di altre zone, come si è penso. svolto? No, per me è tranquillo perché vengo a trovare i parenti che ormai erano. No, esatto. Aspettavamo con ansia questo giorno e il primo treno via. Salerno è una cosa bellissima. In che 3 mesi, nemmeno per i congiunti fuori regione, guarda, è una cosa spettacolare. Per chi aveva fatto i controlli già in ufficio, chi va a lavorare tutti i giorni per temperatura a Roma prima del treno. Comunque temperatura, cioè mi sembra, comunque tracciati con carta freccia e quant'altro, cioè mi sembra proprio di stare. Forse qui un po' troppo, a Roma invece è stata veloce. Sì. Restiamo in tema di trasporti, dal trasporto su ferro allo scalo salernitano, perché l'organizzazione sindacale dei trasporti si schiererà ad adiuvandum con la GESAC e le amministrazioni interessate nel giudizio che pende al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi domani per il prolungamento della pista dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la FILT CGIL ha illustrato tutte le iniziative che riguardano anche la viabilità e il prolungamento della rete ferroviaria dell'aeroporto. Sentiamo. La FILT CGIL si costituirà ad adiuvandum per sostenere la GESAC e le amministrazioni interessate nella causa che si discuterà domani al Consiglio di Stato a Roma sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. L'organo giurisdizionale dovrà pronunciarsi sull'annullamento della valutazione di impatto ambientale disposta dal TAR di Salerno dopo la denuncia di 13 proprietari di terreni che si sono opposti all'ampliamento dello scalo salernitano per questioni di impatto ambientale. In una conferenza stampa tenutasi stamane nel salotto Elia della Boulangerie della stazione
stazione di Salerno, la FILT ha illustrato tutte le iniziative sindacali sullo scalo aeroportuale, tra cui anche il prolungamento della rete ferroviaria fino al Costa d'Amalfi e il miglioramento della viabilità. Noi abbiamo deciso come FILT CGL Campania di fare un intervento ad adiuvandum, per cui saremo parte integrante del giudizio e parteciperemo domani al Consiglio di Stato per sostenere le ragioni di GESAC e quindi per sostenere lo sviluppo di una infrastruttura importantissima che per mole di investimenti attivati credo che sia l'investimento più importante degli ultimi 30 anni sul territorio e sulla provincia di Salerno. È un'occasione storica che noi non possiamo perdere. Parliamo di investimenti di circa 400 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati, per cui noi continueremo a supportare le ragioni di questo progetto attraverso il quale si creerà sicuramente nuova occupazione e si creerà anche un effetto moltiplicatore, perché attivando gli investimenti su questa infrastruttura in un periodo tra l'altro molto complicato come la crisi dovuta dal coronavirus, noi avremo sicuramente un effetto cosiddetto anticiclico, per cui domani ci auguriamo che il Consiglio di Stato, anche grazie a questo nostro intervento, possa annullare la sentenza del TAR di Salerno. Ed intanto ci sono buone notizie perché l'alta velocità torna a collegare anche il Cilento e a partire dal prossimo 14 giugno. Entrambe le aziende, il Trenitalia e NTV, hanno confermato le linee con destinazione Agropoli, Castellabate e Vallo della Lucania. Sentiamo. A seguito di una mia decisa protesta per l'inattivazione del servizio Freccia Rossa verso il sud confermate nel Cilento, il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri mi ha personalmente rassicurato. Trenitalia ha allo studio una seconda coppia di treni Freccia Rossa Torino-Reggio Calabria. A dirlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello in merito all'attivazione del Freccia Rossa Torino-Reggio Calabria che dal 3 giugno partirà bypassando l'intera area a sud di Salerno. Nei giorni scorsi a denunciare il caso era stato l'ex sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico. Il servizio in caso di esito positivo verrà effettuato con ETR 500 a partire dal 14 giugno, confermati ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, aggiunge Castiello. Ma al di là di questa tratta, anche quest'anno, nonostante l'emergenza dettata dal Covid-19, dovrebbe essere confermato il collegamento Milano-Sapri, finanziato dalla Regione Campania. Il consigliere regionale con delle Lega ai trasporti, Luca Cascone, ha rassicurato sull'attivazione del servizio probabilmente a partire dalla metà di giugno. Rassicuro tutti che, come anticipatomi dal consigliere regionale Luca Cascone, il servizio Freccia Rossa Milano-Sapri, finanziato dalla Regione Campania, è confermato anche quest'anno e a breve sarà presente nell'orario, spiega infatti il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Intanto, già Italo offrirà dal 3 giugno nel Cilento 4 fermate quotidiane 7 giorni su 7. Ed ora ci occupiamo di sanità, di nuovo negli studi dei medici di famiglia, ma il rapporto dopo il Covid cambia. Per i pazienti, visite su prenotazione, invio telematico delle ricette, un lato positivo dell'emergenza che accantona soprattutto le lunghe attese negli studi affollati, ma la pandemia invece allo stesso tempo ha rallentato anche un'altra novità, quella degli studi medici di medicina generale dei pediatri, che da giugno avrebbero dovuto dotarsi di apparecchiature diagnostiche di primo livello per ridurre il ricorso agli ospedali. Sentiamo. Con il progressivo avanzamento della fase 2 cambia giorno dopo giorno anche il comportamento dei pazienti e il loro rapporto con i medici di base. Sono tornati i malati ordinari negli studi dei medici di famiglia con le malattie croniche di sempre, il diabete, l'ipertensione, lo scompenso cardiaco, i dolori articolari, messi in sordina con la pandemia del Covid che per la paura del contagio ha allontanato un po' tutti. La paura ora si è allentata e sono ricominciate le richieste di routine, sebbene il medico di famiglia può continuare fino al 31 luglio
ad inviare direttamente in farmacia la ricetta per un suo paziente, così come può inviarla al paziente stesso. Se prima il medico si contattava telefonicamente, ora invece si preferisce più il contatto diretto. Le visite in studio devono ovviamente essere sempre concordate con il medico telefonicamente, perché non bisogna fare attesa, e ciò rappresenta sicuramente un lato positivo, perché vengono messi da parte gli affollamenti di ore e ore negli studi dei medici. Ma frattanto, pandemia a parte, il ritmo con cui i decreti legge stanno cambiando la medicina territoriale è elevato. Proprio da questo mese sarebbe dovuto partire anche il provvedimento del Ministero della Salute che disciplina come dotare i medici di medicina generale, pediatri, di apparecchiature diagnostiche di primo livello, come ad esempio un elettrocardiogramma, uno spirometro, un oltrepressorio, un ecofast, per ridurre il ricorso al pronto soccorso degli ospedali. Tutte prestazioni gratuite e niente ticket a disposizione dei pazienti, che possono fare un primo screening delle condizioni di salute ed usufruire di nuovi servizi direttamente dal proprio medico di fiducia. Ma anche questa preziosa novità per il momento resta in stand-by. Le UCAS, che sono le nuove unità che sono state messe in campo, saranno quelle che probabilmente terranno monitorizzato il territorio, perché adesso lo scopo vero non è più quello di prima, è un po' diverso, cioè dobbiamo circoscrivere immediatamente con prontezza l'eventuale emergenza di nuovi casi di contagio, quindi fare immediatamente come un accerchiamento di quello che è stato il gruppo al quale appartiene, cercare quindi di monitorare questa situazione. Poi ci sono in campo delle attività che lo Stato ha messo, cioè ha finanziato circa 225 mi pare milioni per l'acquisto di varie strumentazioni, tra cui elettrocardiografi, apparecchiature per la valutazione della funzionalità respiratoria, spirometri ed altri, per far sì che il ricorso a livelli ospedalieri per il pronto soccorso sia in un qualche modo un ricorso che sia più appropriato rispetto all'utilizzo che dobbiamo fare del nostro pronto soccorso. L'ospedale deve essere mantenuto in un qualche modo pronto e allertato per la grande emergenza, quell'emergenza che non si può affrontare sul territorio. Per facilitare questo, chiaramente i medici di famiglia saranno ancora una volta funzionari della catena di trasmissione e sicuramente svolgeranno il loro compito così come l'hanno svolto durante questo periodo. Non dimentichiamoci che ci sono stati 163-165 decessi tra i medici, e non pochi sono stati anche i medici di famiglia, altrettanto i medici e operatori negli ospedali, purtroppo anche medici di altra qualificazione, poi accanto ai medici i nostri infermieri, accanto ai nostri infermieri i farmacisti, gli autisti, quindi non sono poche le unità che abbiamo perso in questa guerra, perché è stata una vera e propria guerra. Una guerra fatta con armi non più quelle convenzionali, diverse, ma è stata una vera e propria guerra che pare che stiamo superando e stiamo uscendo fuori. Speriamo che si riesca a rivivere un attimino con un po' più di serenità quello che è il tempo che sta per venire e che possa regalare un poco di serenità d'animo. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni, dove proseguono i test sierologici a campione, con il villaggio allestito dalla Croce Rossa Italiana come in altre città della Campania e di tutta Italia. Qui in questo caso nella cittadina metelliana il villaggio per effettuare i test è in Piazza Amabile. Sentiamo. Allestita in Piazza Amabile, in pieno centro a Cava dei Tirreni, un'area dedicata allo svolgimento dei test sierologici per l'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus SARS-CoV-2 organizzata dall'Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero della Salute e dall'Istat in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Cava dei Tirreni, insieme ai vicini territori di Vietri sul Mare e Maiori, rientra tra i 2000 comuni italiani selezionati per l'elaborazione dei dati eseguita su un campione di 150.000 persone residenti in tutta Italia e distribuite per sesso, attività e 6 classi di età.
Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per gli altri studi scientifici e per l'analisi comparata con gli altri paesi europei, al fine di monitorare l'andamento del virus e quantificare quante persone e in che modo hanno sviluppato gli anticorpi. 105 sono state le persone scelte statisticamente per la città metelliana che da lunedì scorso possono usufruire dell'area prelievi messa a disposizione dal team della Croce Rossa. Finora si registra un buon riscontro da parte della popolazione cavese, nonostante una naturale diffidenza iniziale di sottoporsi alla procedura, ha sottolineato Valentino Catino, presidente della sezione cavese della Croce Rossa Italiana. Siamo partiti lunedì, ovviamente gli appuntamenti sono stati scaglionati per evitare assembramenti, abbiamo avuto una risposta discreta, sul primo campione statistico scelto circa il 60% ha aderito, ovviamente c'è stato qualche diniego, però finora procede bene, abbiamo già fatto due consegne delle prime fiale, dei primi campioni al Ruggi, che è il nostro laboratorio di riferimento, e insomma si procede. Il piccolo villaggio della Croce Rossa di Cava dei Tirreni di Piazza Amabile sarà disponibile ancora fino a domani, salvo ulteriori adesioni, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Questo è il percorso di ingresso. Le persone, laddove ci sono più presenze contemporanee, anche se noi abbiamo scaglionato gli appuntamenti per evitare sovrapposizione, però capita di avere due o tre persone in fila, vengono messe in fila lungo questo percorso, distanziate usando le strisce blu del parcheggio, e procede una step. In un primo step vengono sanificate, quindi nebulizzate con una soluzione a base di alcol isopropilico e ipoclorito di sodio. Si va avanti, vengono parametrati, viene rilevata saturazione, pulsazioni, temperatura. In caso di parametri preoccupanti c'è la tenda di isolamento dietro, in cui viene effettuato il test rapido e poi si procede comunque al prelievo, però in caso di positività si consiglia la quarantena e si dà avviso alle autorità competenti, al Dipartimento di Prevenzione. Dopo essere stati parametrati passano all'accettazione firmano il consenso, ovviamente sia al prelievo sia al trattamento dei dati, e gli viene rilasciata attestazione del prelievo. Dopodiché procedono in uno dei due punti prelievi, che per questioni sia di igiene sia di normativa abbiamo preferito attuare all'interno delle ambulanze, così era già tutto in regola, e vengono prelevati 4 ml di sangue dall'infermiere prelevatore, che insomma poi le stocca, e vengono trasferiti al laboratorio del Ruggi nel primo pomeriggio. Quella dietro col tetto rosso è la tenda di sanificazione, perché abbiamo fatto anche alcuni prelievi domiciliari. Quindi si è andato a casa delle persone, di alcune persone, in tuta, quindi in massima protezione. Al rientro tutto viene sanificato, disinfettato e gettato tutto ciò che è monouso. Dietro ancora c'è la tenda di gestione, quella in cui insomma c'è il supporto logistico alla manifestazione. Siamo dotati di corrente propria con gruppo elettrogeno e abbiamo un'ambulanza in emergenza in caso di malura. E se in Piazza Amabile a Cava dei Tirreni gli operatori sanitari sono stati accolti benevolmente dalla cittadinanza, non sempre gli operatori sanitari hanno questo tipo di accoglienza. E quanto accaduto infatti a Sarno nei giorni scorsi, dove gli operatori sanitari sono stati aggrediti, ma la persona responsabile di questa aggressione è stato denunciato. Sono stati i carabinieri della stazione di Sarno a denunciare stato di libertà per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesione a pubblico ufficiale un uomo di 24 anni, PM, queste le iniziali. La denuncia in stato di libertà è scaturita dalla denuncia del personale sanitario, rispettivamente medico ed infermiere di un equipaggio del 118, che la sera dello scorso 31 maggio erano intervenuti presso l'abitazione di un uomo di 82 anni, PM, anche in questo caso le iniziali, persona congiunta all'uomo, del quale purtroppo i sanitari hanno solo potuto constatare la morte. Il giovane, sconvolto dal decesso del nonno, si è reso responsabile di una violenta aggressione consumata ai danni degli operatori sanitari, attribuendo anche un ritardo nei soccorsi. Uno dei due sanitari, medicato presso l'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, ha riportato lesioni guaribili in 4 giorni.
Ed ora ci occupiamo di professioni, di lavoro, di occupazione, perché ritorna, ma in modalità virtuale, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. È stata presentata questa mattina, ovviamente in modalità online, con il Centro Studi Supersud, evento organizzato dal Gruppo Stratego, società specializzata nel marketing delle professioni, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole e delle università tutti gli strumenti utili per l'orientamento e la crescita professionale. Sentiamo uno stralcio delle dichiarazioni fatte questa mattina online in occasione della presentazione della seconda edizione della Borsa Mediterranea del Lavoro. La Borsa della Formazione Mediterranea del Lavoro è stata concepita come un LinkedIn non virtuale, cioè uno spazio fisico dove gli attori istituzionali, e mi riferisco in particolar modo alla Regione Campania, alle scuole, all'università e al mondo del lavoro, si incontrano soprattutto con gli enti di formazione e l'agenzia di lavoro per dialogare tra di loro, perché questa borsa non deve essere soltanto uno spazio fisico per mettere ma approfondimento di carattere di dare delle opportunità. Una delle mission di Superstud è quella della democrazia delle opportunità, acquisire informazione e dare orientamento. Purtroppo, ahimè, quest'anno, a causa del Covid, abbiamo ripensato questa edizione in forma online. Noi riteniamo che il lavoro, purtroppo, mai come oggi, è un tema essenziale, cruciale per il nostro Sud. E il lavoro, a mio avviso, si può sviluppare su due direzioni, sulla ricerca e sulla formazione. Anche noi abbiamo dovuto modificare l'impostazione di quello che era il classico percorso formativo, riadattandolo appunto alla una didattica online, una formazione online. Proprio oggi, devo dire, è stato emozionante vedere alcuni laboratori che hanno riaperto con tutta la sicurezza e con tutte le dovute attenzioni le loro attività, perché ci dobbiamo ricordare che ci sono anche dei percorsi di formazione che difficilmente possono essere fatti online. Penso agli orefici, ai meccanici, e quindi è stato anche emozionante partecipare insieme a loro appunto a una seppur parziale riapertura. Importante questa borsa, sono stata molto contenta di essere con voi l'anno scorso in questa prima edizione, perché è stato non solo bello poter partecipare a tutti gli incontri, ma notare e percepire l'entusiasmo di tutti coloro che ne hanno preso parte, sia gli operatori, le operatrici degli enti di formazione, delle agenzie, ma anche dei ragazzi che magari per la prima volta chiedevano ed erano incuriositi da quelli che erano i percorsi di formazione. Voglio rimarcare l'importanza della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, perché l'Ufficio Scolastico Regionale ne ha condiviso la finalità e la portata innovativa sin dall'inizio che è nata. Quindi io questo ci tengo a sottolinearlo, e quindi uno spazio virtuale tra relazione e interazione tra i diversi attori del mondo della formazione, del lavoro e della scuola. Quindi la borsa non è solo un evento, io questo ci tengo proprio per anche per gli studenti, non solo un evento per offrire e cercare lavoro, ma è anche un evento, un luogo di condivisione dove si apre un dibattito e un apprendimento in modo che si ci possa confrontare, tra i due mondi si ci possa confrontare. Per la scuola diventa orientamento dove i ragazzi, le studentesse e gli studenti possono valorizzare il proprio percorso scolastico, e questo è molto importante. Quindi è uno strumento quindi per mettere insieme la domanda e l'offerta, per vedere proprio il lavoro e le esigenze formative dei nostri giovani. E voltiamo pagina, ci spostiamo a Pagani, che piange la scomparsa di Ciccio De Vivo, 39 anni, valido cameraman di Telenuova Pagani, tifoso doc della Paganese. Sentiamo il racconto della figura di Ciccio De Vivo in questo servizio. Inquadratura anche per meritatissima per Ciccio De Vivo, sempre dietro le quinte ad aggiornare i profili. Ciccio, questo servizio televisivo non è per te, è per noi. Egoisticamente è per noi.
per raccontarci e per raccontare quale dono grande sia stato percorrere con te un tratto di strada nella vita su questa terra. Scrivere di te in questo momento è un'impresa ardua, eppure ricordare ci aiuta a sentirci un po' meno soli. È vero, mette anche tristezza, perché le immagini si rincorrono e ci ripropongono il tuo sorriso, quel sorriso che non invecchierà con te, che non condividerai con figli e nipoti, che non potrai continuare a distribuire in maniera generosa, contagiando chi ti sta a fianco con la tua carica di bontà infinita. Ma il ricordo ci tiene uniti e ci dà la certezza che tra noi e te oggi c'è un arrivederci, non un addio. Ascoltiamo i nostri sentimenti e ti raccontiamo. Ci fermiamo a riflettere e ti raccontiamo. Il cuore fa un tuffo in ciò che sei stato. Vediamo un po'. In verità, chiunque e ciascuno avrebbe da raccontare. Ci provo io. La tua passione per il calcio? Ops, scusa, ho detto male. La tua passione per la Paganese? La telecamera, le riprese, le trasferte, l'entusiasmo sugli spalti, l'esperienza d'addetto stampa, il tuo amore sconfinato per la Madonna delle Galline, che botta in fronte dover lavorare nell'ottava di Pasqua, il tuo spirito di servizio verso i meno fortunati, con attaccato al cuore il sigillo della PUAX, il legame sconfinato con Nostra Signora di Lourdes. Sono venuta da lei con te due volte con il treno bianco, da pellegrina e da cronista, che esperienza! E poi la beat, ricordi? Anche quella abbiamo condiviso. Milano, i colori, i suoni, province e città a confronto, persino i carciofi arrostiti ci siamo portati dietro. Ciccio, tu sei? Mai avremmo immaginato di vederti andar via così presto da qua giù. Non avremmo mai potuto immaginare che ti saresti incamminato così giovane nella luce del risorto di cui la Chiesa ci parla. Siamo qui a piangerti, pur consapevoli che sei già tra gli angeli, sì, perché chi ha condiviso con te gli ultimi istanti che hai trascorso su questa terra lo conferma. Serenamente ti sei lasciato andare dopo che hai saputo offrire le tue sofferenze in silenzio, anche quando il dolore si era fatto straziante. Senza retorica, Ciccio, ci mancherai, ma tu ci sei. Sei dentro ciascuno di noi, sei nella forza che troveremo per andare avanti, nel solco di quella fede che ha intriso di profumo divino la tua vita. Ciccio, siamo qui a dirti grazie, non imbarazzarti, non sorridere abbassando lo sguardo. Per noi è stato un privilegio conoscerti. Lasci un vuoto incolmabile. Certo, ricominceremo a sorridere come tu ci hai insegnato, ma adesso lascia pure che calde lacrime ci consentano di manifestare la sofferenza che ci costa il doverti lasciare andare via. Buon viaggio, Ciccio. Buon viaggio, amico caro. Ed anche la redazione, l'intero staff di TV Oggi ovviamente si stringe alla famiglia di Ciccio De Vivo per questa dipartita. Ed intanto ieri invece a Polla, tra applausi e commozione, è stato dato l'ultimo saluto in forma privata al sindaco di Polla, Rocco Giuliano, presenti tra gli altri anche il governatore Vincenzo De Luca. Il 2 giugno, giorno in cui il Vallo di Diano ha salutato per l'ultima volta il sindaco Rocco Giuliano, primo cittadino di Polla, che nel bel mezzo del suo secondo mandato, arrivato con l'80% dei consensi, ha lasciato il suo ruolo e la sua gente. Commozione, dolore e incredulità hanno accompagnato questi giorni di lutto. Lunedì pomeriggio l'arrivo nella sua Polla della Salma, dove era stata allestita presso l'auditorium della nuova scuola media una camera ardente. Ma il primo luogo che il feretro ha raggiunto è stata la sede del comune, l'edificio che per decenni è stata la sua casa e dove accoglieva la sua gente. Il feretro ha poi raggiunto la camera ardente dove, coperto da un cuscino di garofani rossi a simboleggiare la sua eterna appartenenza al Partito Socialista, con su poggiata la fascia tricolore, è stato collocato accanto ai vessilli del comune di Polla e della provincia di Salerno, avendo ricoperto il ruolo di assessore provinciale, entrambi con nastro nero in segno di lutto.
migliaia di persone da tutta la provincia di Salerno hanno raggiunto il luogo per l'ultimo saluto al sindaco di Polla. Mondo della politica, dell'associazionismo, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della sanità e della società civile, in maniera composta e rispettosa, ha seguito il percorso preparato dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa locale, che hanno assistito la folla per garantire il rispetto dei regolamenti vigenti. La Camera Ardente è rimasta aperta fino alle ore 15 circa di ieri, quando poi è iniziato il momento del saluto. Alla presenza dei sindaci del Vallo di Diano, tutti rigorosamente in fascia tricolore per l'ultimo dei tanti momenti condivisi insieme al sindaco Rocco Giuliano, è iniziato il saluto istituzionale a cui ha presenziato anche il presidente della Regione De Luca. Un momento che si è concluso con le parole del figlio Vincenzo, che ha ricordato come la sua famiglia non erano i figli e la moglie, ma l'intera comunità di Polla. Per Rocco Giuliano ogni cittadino di Polla era membro della sua grande ed amata famiglia. Al termine il feretro, portato in spalla dai suoi consiglieri comunali e dal figlio, ha lasciato l'auditorium per iniziare il suo ultimo viaggio tra il calore di scroscianti applausi e lacrime di commozione. Dopo un ultimo passaggio per il suo amatissimo paese, il feretro ha raggiunto il cimitero comunale, dove tanta gente attendeva la salma, ma dove non ha potuto fare il suo ingresso. La figlia Fabrizia, con la voce rotta dalle lacrime e dal dolore, ha ringraziato quanti erano presenti per l'ultimo saluto, scusandosi per la doverosa chiusura dei cancelli, visti i nuovi ordinamenti, sottolineando come suo padre non avrebbe mai voluto lasciare la sua gente fuori dal cancello. Un ultimo momento di commozione che però non segna la fine del legame tra Rocco Giuliano e i suoi concittadini. Il ricordo del sindaco Giuliano resterà indelebile per sempre e non mancherà il rimpianto per ciò che era Rocco Giuliano per Polla e non solo. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché anche la provincia di Salerno si attesta tra i luoghi in censimento per i luoghi del cuore del FAI. Scopriamo quale. È partita a maggio la 10ª edizione dei Luoghi del Cuore promossa dal FAI. Nato nel 2003, il censimento dei posti italiani da non dimenticare è uno dei più importanti progetti della Fondazione dedicati alla sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Alterna due fasi, quella di censimento dei luoghi più amati, che si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cittadini, e quella degli interventi sostenuti dal FAI su alcuni dei luoghi più segnalati. Tutti sono invitati a indicare fino al prossimo 15 dicembre i luoghi che più amano e vorrebbero vedere riqualificati e valorizzati. Ad ogni edizione sono diversi nel Vallo di Diano ad essere segnalati per ottenere i fondi necessari al recupero. Nella classifica provvisoria al momento troviamo ben posizionata, con 219 voti al 271 posto, la Cappella della Madonna del Monte a Sala Consilina, candidata dall'omonimo comitato di quartiere. Piccola ma imponente, la cappella in stile tardo barocco si trova in via Mario Pagano nel centro storico salese. Risale al 1772, un monumento religioso, ma i suoi spazi sono capaci di ospitare iniziative culturali di qualsiasi genere, confermandosi negli anni luogo di aggregazione, oltre che di storia e tradizioni, come quelle più propriamente religiose, legate ad esempio al rito della vestizione della statua della Madonna. Racchiude un patrimonio di dipinti e statue, l'organo a canne, il bellissimo giardino, tutto semisconosciuto, necessita di interventi importanti per essere vissuto pienamente nella sua bellezza. C'è ancora tanto tempo per votare, per vedere quali sono i luoghi candidati, con conoscerne la storia e le caratteristiche e votarli. È necessario collegarsi al sito web www.iluoghidelcuore.it ed esprimere la propria preferenza entro il 15 dicembre. La classifica definitiva verrà poi pubblicata a febbraio 2021. E parleremo ovviamente di sport, perché tiene banco ovviamente la questione della ripresa del campionato, degli allenamenti, ma ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con
Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola. Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Prezzi bassi tutto l'anno. Petto di pollo a fette 6,90 euro al chilo. Costatelle di suino 3,99 euro al chilo. Prosciutto di suino 3,99 euro al chilo. Spezzatino di suino 3,99 euro al chilo. Hamburger di pollo 80 grammi per due 1,20 euro al pezzo. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo una pagina dello sport, in attesa del calendario per la ripartenza. La Salernitana prosegue il miro in ritiro al Mary Rosi con doppie sedute di lavoro quotidiane. Intanto migliorano le condizioni di Micai, mentre Gondo è ancora in quarantena. Il club chiede al comune di poter usufruire dello stadio Arechi per almeno un allenamento a settimana. Sentiamo i dettagli nel servizio di Eugenio Marotta. In attesa del nuovo vecchio calendario, la Salernitana prosegue le doppie sedute di lavoro nel simil ritiro voluto da Giampiero Ventura per la riatletizzazione dei giocatori. Al Mary Rosi proseguono le sedute di allenamento, doppia razione. Ieri Alessandro Micai ha ritrovato Zinetti, il preparatore. Il portiere si è testato, ha cominciato ad allenarsi, ha ripreso contatto con il pallone, con qualche presa, dopo l'infortunio alla polso della mano destra. A casa c'è ancora Gondo in quarantena dopo essere rientrato dal Veneto. Lunedì riprenderà ad allenarsi con i compagni. Una foto totalmente nera è stata pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il calciatore ha partecipato al Blackout Tuesday in segno di cordoglio e solidarietà verso il movimento Black Lives Matter, verso George Floyd e il suo folle omicidio lunedì scorso mentre era sotto custodia della polizia di Minneapolis. Aderito anche Beyond. L'ufficializzazione del calendario delle partite consentirà anche di definire meglio il programma degli allenamenti della Salernitana, soprattutto in prossimità dell'evento agonistico. Il club granata ha fissato la propria base logistica al centro sportivo Mary Rosi. Alle 13 il pranzo a base di pasta e bresaolo, spuntino alle 16 con frutta, fette biscottate e marmellata, alle 19:30 la cena insieme allo staff tecnico e al direttore sportivo, poi tutti liberi di rientrare a casa nelle mura domestiche. Ma la Salernitana chiederà al Comune di Salerno anche l'utilizzo dello stadio Arechi per un allenamento di rifinitura e le prove generali. E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale e agli aggiornamenti continui sulla nostra pagina internet e su Facebook. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.